Buongiorno, sono il dottor Pierluigi Mosca, specialista in psichiatria INAIL, Direzione Regionale Campania. Collaboro ai fini di ricerca con l'ambulatorio della dottoressa Micanti, DCA Obesità della UOC di Psichiatria e Psicologia della Federico II. Oggi parleremo della prevalenza dei sintomi depressivi in una popolazione di obesi candidati alla chirurgia bariatrica, in relazione ai differenti comportamenti alimentari. Allora, chiaramente partiamo da un assunto che in letteratura è già noto, cioè l'associazione tra l'obesità e i sintomi depressivi. Cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo selezionato un campione di 120 pazienti candidati alla chirurgia bariatrica, selezionando 20 pazienti per ogni comportamento alimentare, quindi binge eating, gorging, grazing, nocturnal eating, snacking e sweet eating, selezionandoli in modo da non alterare l'analisi statistica semplicemente sull'ordine cronologico. Questo campione è stato estratto da un database di visite effettuate tra il 2018 e il 2020. I criteri di inclusione di questo studio sono l'età compresa tra i 15 e i 70 anni e un BMI superiore a 30. I criteri di esclusione sono la presenza di patologie psichiatriche maggiori e l'incapacità di seguire il test o l'indisponibilità al colloquio clinico e ovviamente le funzioni cognitive compromesse. Abbiamo utilizzato il test Beck Depression Inventory per indagare la severità dei sintomi depressivi, ovviamente in relazione a, come abbiamo detto prima, ai diversi comportamenti alimentari. Le analisi statistiche sono state effettuate utilizzando SPSS. Abbiamo impostato come variabile dipendente lo score BDI e come variabili indipendenti i comportamenti alimentari per dimostrare come i comportamenti alimentari influiscano sul punteggio BDI tramite una regressione lineare. Allora, il modello di regressione lineare ci ha dato in maniera molto forte un dato che in qualche modo è già noto, cioè che il binge eating è connesso a sintomi depressivi, però ci è parso diciamo di grande rilievo il fatto che il modello matematico ci spieghi il 60% della varianza dei sintomi depressivi in base al predittore binge eating, soprattutto, che ha una correlazione, diciamo, significativa tra alto score BDI e comportamento binge eating. Da notare che il comportamento gorging invece ha una relazione inversa con i sintomi depressivi. Quindi, in effetti, praticamente il comportamento alimentare binge ci predice alti punteggi di sintomi depressivi. Quello che è importante sottolineare è che praticamente il BDI, se avete, insomma, per chi di voi non è psichiatra o psicologo, se avete mai letto il questionario, intercetta sintomi depressivi, non semplicemente una depressione, ma una fase depressiva in un disturbo affettivo, che può essere una depressione maggiore, una distimia, ma può anche essere un disturbo bipolare. Questo perché è importante? È importante perché chiaramente, essendo delle patologie potenzialmente molto inficianti sulla chirurgia bariatrica, è bene ricordare ancora una volta che i pazienti con un comportamento alimentare binge vanno trattati da un punto di vista psichiatrico assolutamente prima e dopo l'operazione, per non inficiare l'intervento di chirurgia bariatrica. Buona giornata, grazie per l'attenzione.